Ciao a tutti, bentornati alla mia partita con l'Italia di Ventura. Siamo in semifinale con l'Inghilterra, dall'altra parte Brasile e Colombia. Giocheremo ovviamente prima la partita con l'Inghilterra e poi andremo a vedere come va l'altra semifinale, perché comunque una partita ci aspetta ancora, che sia la finalina o, a questo punto speriamo, la finale. E curiosamente comunque sarà un'europea contro una sudamericana in finale. È veramente veramente dura. La formazione purtroppo non sarà la solita, andiamo a vedere perché. Ecco qua, l'abbiamo usata per tutte le qualificazioni, l'avevamo un pochettino messa da parte in favore del 4-3-3, almeno nelle partite importanti, e adesso torniamo ad usarla. Questo, il 4-2-4, che è stato lo schema con cui grosso modo abbiamo iniziato questa avventura, oggi purtroppo torna ad essere usato. Dico purtroppo perché col 4-3-3 giravamo veramente bene. Purtroppo il centrocampo è assolutamente a pezzi. Parolo non può giocare perché è squalificato. Verratti e Marchisio, nessuno dei due è in grado probabilmente di reggere più di un tempo, quindi si daranno il cambio. Pensare di fare un centrocampo a tre con Fissi, Bonaventura, Sturaro e uno tra Verratti e Marchisio, che se si dovesse mai infortunare qualcuno non abbiamo più un centrocampista, io personalmente non me la sento, anche perché siamo veramente avanti e ormai la stanchezza inizia a farsi sentire. Quindi rientra Der, a cui do fiducia al posto di Giovinco e di Zaza, che non hanno minimamente convinto per tutta la durata del mondiale, e per il resto squadra sostanzialmente titolare, a parte Bonucci in difesa. Al suo posto Romagnoli. Bonucci veramente stanchissimo, non ce la fa, è inutile mettere un giocatore che a me alla fine del primo tempo sicuramente dovrò cambiare. Già dovrò fare un cambio a centrocampo, avere due cambi obbligati a fine primo tempo con una partita che i bookmaker danno ai rigori. Assolutamente non me la sento. Speriamo bene e andiamo a giocare. Vediamo come giocherà l'Inghilterra. Uno di fronte all'altro ci sono i due capocannonieri del torneo. Da una parte il nostro Belotti, dall'altra Harry Kane. L'Inghilterra assolutamente molto offensiva. Bisogna stare attenti ovviamente a Kane, a Sterling, ma soprattutto a Wilshere, che in Football Manager, almeno che a me, pare sempre assolutamente buggatissimo e fortissimo rispetto alla realtà. Cercheremo di reggerli, li abbiamo già giocato contro di loro la nostra prima amichevole, per chi non se lo ricorda, è il secondo episodio di questa carriera. Vedremo, ovviamente non c'è Art in porta, c'è Butland. Cercheremo di bucarlo, cercheremo di far diventare Belotti il capocannoniere e ovviamente di arrivare noi in finale. Tutto pronto a iniziare, non ci... insomma, direi che proprio non abbiamo nessun pensiero, no, perché a questo punto in semifinale il pensiero lo si fa. Potevamo giocare leggeri, forti del fatto di non essere tra i favoriti all'inizio, ma adesso ovviamente no, quattro squadre, bisogna giocarsela, insomma. Sarà comunque durissima. Si riparte al quarto minuto con l'Inghilterra per Butland, recupera Romagnoli, Sturaro, sbaglia il passaggio, Redmond, Wilshere, Sterling si accentra, Barclay dove sembra passare ogni azione dell'Inghilterra, Sterling ancora Barclay, Buffon, sembrava un tiro da niente, invece punizione di Insigne, scambia con Sturaro, c'è largo, Darmian lo serve in mezzo, pallone bruttissimo. Dodicesimo, calcio d'angolo per l'Inghilterra, libera, un po' fatica la nostra difesa, ancora Wilshere in mezzo, Buffon, con fatica. Ancora in attacco l'Inghilterra, punizione di Sterling, pallone che attraversa tutta l'area, potremmo ripartire con Insigne. Belotti, fallo! Ah. Wilshere, Barclay. Bellino l'omino che però si lamenta. Kane, Wilshere, Sterling, bravo Marchisio, ripartiamo veloce, Der, non perdere tempo, largo per Insigne, c'è Belotti che si accentra, Belotti la mette giù, Belotti gol, ma come l'ha messa giù, come ha messo fuori tempo due difensori, cioè magari l'ha fatto per sbaglio, però, ah, come ha messo fuori tempo Jones saltandolo, 1-0. Il Gallo Belotti sale a 7 reti in questo mondiale. È una sentenza.
primo pallone giocabile praticamente, Barclay. Tanto subito l'Inghilterra, Kane, un'altra sentenza, ma spara alle stelle. Calcio d'angolo per l'Inghilterra! Così l'abbiamo preso. Da Smalling. Come dei tonti, su calcio d'angolo. Wilshere ha battuto. È arrivato alle spalle, dai. 34esimo. Recupera palla Insigne, Eder, c'è Belotti davanti, preferisce servire laterale Darmian. Insigne, Belotti, scambia. Berardi da lontano. Tiro sprecatissimo. Ancora noi in attacco, anche se siamo un po' più tranquilli in questo finale di secondo tempo, di primo tempo. Butland, rilancia lungo. Wilshere, Sterling, Barclay. Marchisio, potremmo andare a chiuderlo. Henderson da lontanissimo e Buffon però. Calcio d'angolo, evitiamo di far come prima. Wilshere sbaglia questa volta, riporteremo a ripartire con Insigne. Va Insigne, scambia con Belotti. Darmian, Insigne ancora. C'è Der in mezzo, servito. Insigne, largo per Darmian, cross in mezzo di Darmian, blocca Butland. E si riparte dal portiere. Barclay, Redmond, questa volta attacca l'Inghilterra. Darmian, bravo, vai a chiuderlo, non lo chiude bene. Wilshere potrebbe tirare, no, si ferma. Sterling, Buffon, facile. Si riparte, cambio già assolutamente annunciato. Dentro Verratti, fuori Marchisio. Calcio d'angolo Verratti, dentro per Sturaro, Berardi, Insigne, fuori. Si riparte da Buffon, intanto fuori Florenzi, assolutamente stremato dentro De Sciglio. Insigne, recupera Walker, Insigne, che pallone ha perso. Dele, Sturaro potrebbe andarlo a chiudere anche se è già ammonito, proprio De Sciglio, non mi fido niente di De Sciglio, ma Florenzi non ne aveva veramente più. Su Insigne, secondo pallone che perdi. Redmond, De Sciglio incontro, Walker, Buffon. Comunque un tiro veramente casualissimo. Abbiamo rischiato di prendere un gol su sto tiro casuale. Sterling, lo va a chiudere Romagnoli. Ripartiamo con Belotti, dai Belotti. Eder, Berardi, largo, Berardi che salta Rose, pallone dentro. Respinge Butland, è ancora Belotti. Palo. Darmian, ripartiamo con Darmian. Eder perde un pallone bruttissimo. Sturridge, Rugani, Verratti, De Sciglio, Romagnoli, Verratti, Darmian. Giochiamo lenti ma costanti. Eder che è chiusissimo. Tra l'altro Berardi scambia con Belotti. Fuori Insigne, si fa ribattere. Ci sono lui e Sturaro stanchissimi, non so che cambiare. 88esimo, sta per chiudersi la partita. Redmond la mette in mezzo, libera Darmian, malissimo. Dele, Sterling ribattuto, ancora Dele. Ma che cosa ha rischiato di fare Darmian? Vai Sturaro, recupera sto pallone, no. Sterling, Darmian sbaglia di nuovo la chiusura. Che è successo? Wilshere. Mamma mia, Berardi, dai, proviamo a fare il gol. Ah, sprecatissimo. Non faccio mai vedere sta schermata. Ci ho pensato veramente a lungo. Ho tolto Insigne, ho messo dentro Gabbiadini, che le ha giocate abbastanza bene ultimamente, ma praticamente tirare una monetina tra lui e Sturaro. So che lasciare Sturaro così stanco in mezzo al campo non è il massimo, ma insomma, mi gioco così. Prima del primo tempo supplementare. Ancora 30 minuti e meno da giocare. Buffon lunghissimo. Eder. Sturridge. Verratti. Darmian. Eder, nonostante abbia giocato 90 minuti, non è così stanco come potevo pensare. Quindi, insomma, Sturaro. Scambia con Berardi. Anche lui molto stanco. Darmian. Sturaro.
Gabbiadini dentro, ribattuto, recupera Rugani, ancora Sturaro, bravo Sturaro, Gabbiadini, Verratti, Eder, Butland. Quando siamo quasi alla fine del primo tempo supplementare, ho invertito Belotti ed Eder. Vedremo se cambia qualcosa dal mio in mezzo, Gabbiadini, che fresco. Walker va a chiudere. Ma insomma, da Gabbiadini mi devo aspettare qualcosa. Sturridge, ormai le squadre sono larghissime. Il 103esimo quasi, Wilshere, gli va incontro Verratti, Sturridge, Dele, Wilshere, Sturridge, Dele, Buffon. 105esimo, fine primo tempo supplementare, dentro la palla Gabbiadini, Verratti, Berardi, Darmian, Verratti. Poi saranno ancora 15 minuti di passione. Eder la mette dentro, 2-1 alla fine del primo tempo supplementare. Eder, wow. Darmian, Gabbiadini, assist, ed Eder la mette dentro, 2-1. Adesso contropiede, mi chiudo un po'. Si riparte per il secondo tempo supplementare, 15 minuti. Ve lo faccio anche vedere che metto un bel contropiede. Mamma mia. Belotti, recuperato da Dier, Dele, Wilshere. 107esimo intanto, mancano 13 minuti, largo, no, Rose la tiene dentro, Dele, ancora Rose, no! Sturridge, 2-2, non riusciamo a tenere sto vantaggio, porco. Dele, avevo appena messo contropiede, Rose, Sturridge, solissimo, buca buffo. 108, io spero solo che adesso non crolliamo miseramente. Redmond, Dier, Gabbiadini riparte, Eder, c'è Belotti, c'è Gabbiadini che sta arrivando di gran corsa, e Berardi preferisce su Verratti, d'altronde non ce l'ha più Berardi, inventati qualcosa. Chiuso, ancora noi, Verratti, Sturaro, che non so come abbia ancora dei polmoni. Darmian la butta in mezzo. Oh! Darmian! Errore di Butland! Darmian 3-2! Ma che erroraccio! Per la serie, gli errori dei portieri inglesi ai mondiali. Butland, un paperone in uscita mostruoso! Mamma mia! Ancora 11 minuti e siamo di nuovo avanti, non so bene come. È praticamente un autogol. Berardi, Belotti, su Darmian, adesso sono in crisi. Berardi, Verratti, Belotti, Gabbiadini, De Sciglio, no, Redmond, va via De Sciglio che è pure fresco, e De Sciglio è fresco, e deve andare Sturaro a chiudere. Anche De Sciglio non lo faccio mai più giocare. Verratti, gol, autogol, e Butland ci regala un gol e poi fa autogol. Santo portiere, ma come caspita ha preso sto gol? Palo, rimbalzo, gol. Siamo in finale. Vabbè, aspetta, mancano 8 minuti. 113esimo, punizione di R, altissimo. Sturaro è sceso sotto il 50% di condizione, ma d'altronde, povero, non ne ha veramente più. Dele, ultime chance per l'Inghilterra. Redmond, ancora Dele, Jack Wilshere, Sterling e Verratti così. Belotti, tieni sta palla, Eder, tirato giù, ma intanto scorre il tempo, ancora un minuto e 5 secondi, Verratti, Dele, fuori. Anche Verratti, ha giocato un tempo in meno, ma anche lui ne ha chiuse di palloni. Mamma mia. Dier chiude, Sturaro, De Sciglio. Sturaro in queste condizioni non potrà giocare la finale, ma in qualche modo bisognerà farlo entrare. Sturaro, Romagnoli, Verratti, tieni sto pallone, manca un minuto, Sterling.
Wilshire, non andate più da nessuna parte, non andate più. Dele. Redmond potrebbe crossare. Chiude Buffon, ancora l'Inghilterra. 40 secondi. Mamma mia che partita. Walker, Dier, Wilshere. Ah, Gabbiadini fa la cosa buona che doveva fare di sta partita. Chiuso sto pallone. Ancora loro, ma mancano 5 secondi. Ed è finita. Siamo in finale. Io non so cosa dire, perché siamo in finale. Ed è stata una partita, io che l'ho giocata, bellissima. Veramente. Me ne ricordo di partite belle a Football Manager, ma questa lo è stata veramente bella. Per carità, abbiamo vinto in maniera assolutamente casuale. Meritavano tutte e due le squadre, hanno giocato tutte e due bene. Alla fine, due papere, una papera di Sturridge, come si chiama il portiere, non me lo ricordo neanche più. E il secondo che è un autogol. Come si chiama il portiere? Non mi ricordo più, ma lo... Butland, perché Sturridge? Vabbè. Comunque, non importa, si va in finale anche così, a culo. E adesso andiamo a vedere chi incontreremo in finale. A questo punto penso di farvela godere con me il momento in cui scopriremo contro chi saremo in finale. Insomma, Colombia-Brasile. La Colombia! Non ci credo. Tra l'altro anche loro i tempi supplementari, quindi saranno anche loro stanchissimi. Due espulsioni per il Brasile e sarà Italia-Colombia. Ce la siamo già giocata ed è finita 3-3 in un amichevole delle balle. E adesso ce la giochiamo in finale dei mondiali. Cioè, oddio, come bellezza di partita forse avrei preferito il Brasile. Ma obiettivamente chi se ne frega, meglio la Colombia, cioè oddio, la battuti. Va bene, insomma, la prossima sarà Italia-Colombia, finale dei mondiali. E poi ci sarà ovviamente Brasile-Inghilterra finalina, ma non ce ne frega assolutamente nulla, perché siamo in finale, come ci ricorda il gioco, la nostra sesta finale. E mizze, cara, tenere fino alla prossima partita per me sarà dura. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima partita per la finale di questo mondiale 2018 in Russia. Italia-Colombia, finale mondiale, alla prossima. Ciao ciao!